torniamo a parlare dell'Aquila. Entro l'anno la città avrà un aeroporto commerciale che potrebbe essere la vera grande occasione per la rinascita dopo il terremoto. Maria Novella Rossi. Paracadutisti della Fly Zone di Fermo, in Emilia, una delle scuole più importanti d'Italia. Fanno base qui, all'aeroporto dell'Aquila, e qui si sono esibiti nell'ambito della manifestazione L'Aquila che torna a volare, lo slogan adottato dagli operatori del settore per rilanciare non solo l'aeroporto, ma la città dopo il terremoto, con la prospettiva di valorizzare uno spazio importante in una regione che oggi più che mai ha bisogno di aprirsi verso l'esterno. Dal terremoto noi abbiamo avuto tanti problemi, li stiamo vivendo tuttora, i problemi di ritardi nella ricostruzione del centro storico. L'aeroporto può essere il punto di partenza per tornare a volare e per tornare ad essere collegati come non lo siamo stati in passato. Una base militare ma aperta anche alle attività turistiche e sportive. Ecco alcuni gioielli dell'aeronautica apprezzatissimi dagli appassionati. Da circa 2 anni vengono in Aquila persone da tutta Europa, che si preparano in squadre, si preparano singolarmente per fare poi l'attività sia nelle loro sedi che assieme qui in gruppi sportivi molto importanti. Ma l'obiettivo più importante è l'apertura dello scalo per il traffico commerciale che dovrebbe sbloccarsi entro l'anno. Il futuro per noi deve essere un futuro legato al commercio, al rapporto commerciale, di scalo commerciale con il nord del paese e anche con il resto dell'Europa, perché no, con l'altra sponda dell'Adriatico.